Camillo Benso di Cavour, in questi giorni, 160 anni fa, inviava un dispaccio alla neonata Repubblica Americana all'indomani dello scoppio della guerra di secessione. Un portale creato dall'ambasciata italiana a Washington ricorda i rapporti di ieri e illustra quelli di oggi, come spiega l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varicchio. Da alleati lavoriamo fianco a fianco ogni giorno per proteggere pace e sicurezza nel mondo, per contrastare i cambiamenti climatici e la pandemia, per promuovere i diritti umani, uguaglianza e prosperità. Le nostre solide democrazie sono fondate su valori comuni e le nostre società si alimentano di uno scambio continuo in molti settori, dalla cultura alla scienza, dall'innovazione alla tecnologia. E a illustrare questa collaborazione Italia e Stati Uniti intervengono sul portale personalità della scienza come Cinzia Zuffada, della NASA, la virologa Ilaria Capua, o del mondo della Formula 1 come Stefano Domenicali. Un interscambio che ha naturalmente uno dei suoi punti di forza nel mondo dell'arte e della cultura e naturalmente della musica, come spiega Laura Pausini. Nel mondo della musica la relazione tra gli Stati Uniti e l'Italia è sempre stata fortissima. Dalla lirica al jazz, dal pop alla sinfonica, i due paesi si sono sempre ispirati a vicenda.